Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: i problemi tra Maurizio Costanzo ed il noto conduttore. Lo conoscete tutti, è stato lui stesso a raccontare tutto nel corso di un'intervista. Nella storia della televisione italiana ci sono stati dei personaggi che hanno monopolizzato l'attenzione per anni, e di fatto cambiato in maniera netta la storia di questo strumento. Guardando alla carriera di Maurizio Costanzo, per esempio, va da sé che non si hanno dubbi sul fatto che proprio lui sia stato, ed è tuttora, uno dei signori del piccolo schermo. Il grande lavoro fatto in questi anni è stato fondamentale ed ha permesso anche al pubblico di godere di programmi molto interessanti che hanno visto proprio Costanzo alla guida. Maurizio Costanzo. In questi mesi, tra l'altro, Maurizio è stato protagonista di un caso molto particolare riguardante una delle ultime esperienze lavorative che ha intrapreso. Il conduttore, infatti, è stato per qualche tempo advisor esterno della comunicazione della Roma. Un ruolo importante, al quale però Maurizio è rimasto legato per poco tempo. L'uomo infatti si è dimesso improvvisamente, spiegando anche attraverso un comunicato quelle che sono le motivazioni. Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stato affidato, le parole di Costanzo in un comunicato. Finita la storia con la Roma, Maurizio è tornato alla sua vita. Maria De Filippi, in tal senso, è un altro dei suoi punti fermi. La loro storia è cominciata ormai diversi anni fa, ed i due si amano moltissimo. Spesso durante le interviste si chiede ad entrambi come vivano le loro storie d'amore, e così abbiamo capito che tra Maria e Maurizio non ci sono praticamente mai stati problemi seri. Una coppia che ha fatto scuola nel mondo della televisione, con due personaggi che ancora oggi sono tra i più influenti. Maurizio Costanzo ha dei problemi con il noto conduttore. Ma se Costanzo con la De Filippi non ha mai avuto problemi particolari, non si può dire lo stesso per altre situazioni. C'è un altro conduttore, infatti, con il quale Maurizio ha avuto un rapporto molto controverso. Stiamo parlando di Pippo Baudo, un altro dei signori del piccolo schermo. Entrambi fanno parte della storia della televisione e del mondo dello spettacolo. Eppure, pare che fra questi due non scorresse buon sangue fino a qualche tempo fa. Ne ha parlato proprio Costanzo, che è tornato sull'argomento nel corso di un'intervista. Anche con Pippo Baudo per anni ci siamo stati cordialmente sulle scatole, ha spiegato Costanzo ai microfoni del giornale. Poi la precisazione su come le cose siano cambiate in questi anni, ma la vecchiaia aggiusta tutto. Anzi, oggi vorremmo fare insieme un programma, i Videosauri. Io e lui su un divano, a commentare la TV di oggi, la battuta di Maurizio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.